One Podcast. Si avvicina l'estate, si avvicinano i mesi caldi, ma si avvicinano anche le elezioni europee, che saranno il 9 di giugno. Provate a mettere insieme queste due cose, ad accostarle. Che cosa vi fa venire in mente l'accostamento? Mesi caldi, sole, mari più caldi, coste più assolate e dunque ripresa degli sbarchi, un maggior numero di barche e banderuole che arrivano dall'altra parte del Mediterraneo, portando sogni e speranze di popoli disperati. Dall'altro lato, l'esigenza di ottenere più voti, raggranellare più consensi. Qual è lo strumento migliore per ottenere più voti, se non quello di invocare porti chiusi, alzare ancora una volta le frontiere lungo le nostre coste, cercando di frenare quella che viene definita l'invasione? Ecco, questo è il combinato disposto che ci aspetta nei prossimi giorni e nei prossimi mesi. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Vi ho proposto questo accostamento perché proprio ieri, dopo anni di negoziati, il Parlamento europeo ha finalmente approvato quella che definisce un'importante riforma, e cioè il patto per la migrazione e l'asilo. È un testo sul quale i negoziati a Strasburgo andavano avanti dal 2015. Entrerà in vigore tra due anni ed è stato pensato per accelerare, questo almeno sulla carta, i processi di asilo, favorire il ritorno dei migranti irregolari nei paesi d'origine. Servirà tempo perché tutto questo possa diventare realtà e attuazione. Bisognerà che dia il suo via libera il Consiglio dell'Unione Europea, che dovrà condividere questo testo. Ma un passo importante è stato comunque compiuto. Allora, cosa prevede questo nuovo patto per la migrazione? Controlli più severi sull'arrivo dei migranti nell'Unione Europea. Centri chiusi in prossimità delle frontiere per rimandare indietro più rapidamente possibile chi non ha diritto all'asilo. E poi, da ultimo, un'altra questione da tempo dibattuta, e cioè un meccanismo di solidarietà obbligatorio tra gli Stati membri, che riguarda soprattutto e beneficia soprattutto quei paesi sottoposti a maggior pressione migratoria, come potrebbe essere l'Italia. Ma questo meccanismo consente comunque agli Stati di poter scegliere tra la ricollocazione dei richiedenti asilo nel loro territorio oppure l'ottenimento di contributi finanziari da parte dell'Unione Europea previo il versamento degli altri Stati membri. Cioè l'alternativa è tra prendersi i migranti oppure prendersi un bel po' di soldi e rimandare indietro i migranti che se ne occupino gli altri Stati. Questa la chiamano solidarietà, tutto sommato. Il testo stabilisce poi anche nuovi criteri in base ai quali uno Stato membro è competente per l'esame di domande di protezione internazionale. Per le situazioni di crisi, cioè i paesi appunto dai quali arrivano questi migranti, è previsto un meccanismo che garantisce la solidarietà con i paesi di primo ingresso come l'Italia, di nuovo, quelli quindi che sono costretti ad affrontare flussi eccezionali di cittadini da paesi terzi, che spesso portano il sistema a situazioni di difficile gestione, quando non addirittura collasso del sistema nazionale di asilo, come in questi casi si dice. Ebbene, è prevista una deroga temporanea alle procedure standard di asilo di fronte alla cosiddetta strumentalizzazione dei migranti. Cioè, quando i migranti vengono usati da paesi terzi o da attori non statali ostili con l'obiettivo specifico di destabilizzare l'Unione Europea. Potrebbe essere per esempio il caso della Libia, laddove si convenisse intanto che la Libia non è un porto sicuro, cosa che in Italia non trova d'accordo il nostro governo, e poi che la Libia agisce esattamente per destabilizzare l'Unione, mandandoci apposta i migranti. Anche questo tema discusso e assai difficile da verificare. L'altra questione molto complessa e controversa che il nuovo regolamento affronta è quella dei cosiddetti screening, cioè le persone che arrivano e non soddisfano le condizioni per entrare nell'Unione Europea saranno soggette ad una sorta di procedura pre-ingresso, vengono messi in una sorta di limbo che comprende l'identificazione e soprattutto la raccolta di dati biometrici, quindi
l'esame della vista, l'esame dei polpastrelli, i controlli sanitari di sicurezza, quelli va bene, ci sono sempre, normali, ma sono i dati biometrici che riguardano i nuovi arrivati e che destano inquietudini, preoccupazioni, soprattutto perché questa applicazione dei dati biometrici si applicherà anche ai bambini dai 6 anni in su. Dunque, una sorta di schedatura sulla base delle caratteristiche fisiche, anche per i minori. E questo ovviamente determina un vulnus autentico al sistema del diritto d'asilo, quindi altro che solidarietà. Ora, questo nuovo patto sull'immigrazione è stato sostenuto e votato quindi dai due principali gruppi politici nell'Europarlamento, da una parte il gruppo di centrodestra del Partito Popolare Europeo, dall'altro lato l'alleanza progressista di socialisti e democratici, quindi in centro-sinistra. Ed è molto interessante, anche se inquietante, verificare quali sono state le reazioni al varo di questo patto per le migrazioni e l'asilo. Da una parte c'è Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, che ha detto: abbiamo raggiunto un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. E poi sul suo profilo X, cioè la vecchia Twitter, tanto per cambiare, ha aggiunto: abbiamo fatto la storia, cosa che ormai dicono tutti. Dunque, applauso entusiasta da parte del presidente del Parlamento Europeo. Ma evidentemente questa chiave di lettura non è affatto condivisa, non tanto e non solo sul fronte dei popolari europei, quanto piuttosto sul fronte opposto, e cioè sul fronte del centro-sinistra. Infatti succede che il Partito Democratico, e gli italiani in particolare, votino no a tutto il pacchetto, tranne quello che riguarda il meccanismo di solidarietà cosiddetto, che prevede che, valutato lo stato di crisi di uno Stato membro soggetto a particolare pressione migratoria, tutti gli altri debbano obbligatoriamente intervenire. Per il resto, il PD è critico e dice il compromesso raggiunto non supera il sistema di Dublino, non alleggerisce in alcun modo i paesi di primo ingresso ed è fortemente improntato ad un approccio securitario, con gravi manchevolezze in tema di diritti umani. E questo è il punto più dolente di tutta la partita, quello che riguarda, come dicevamo prima, soprattutto i dati biometrici e i minori. E la stessa critica severa arriva dalle organizzazioni umanitarie e in particolare dall'alto commissario dell'UNHCR delle Nazioni Unite, Filippo Grandi, che si dice pronto a sostenere quello che ritiene un passo avanti verso un sistema di asilo più efficace e condiviso. La stessa protesta, ma molto più accentuata, arriva dalle ONG. Il patto non fermerà le morti in mare e rappresenta una vergognosa capitolazione rispetto alle narrazioni xenofobe, oltre che un tradimento dei valori professati dall'Unione Europea. Insomma, c'è grande confusione sotto il cielo, almeno dal punto di vista della valutazione politica. La prova tangibile di questa confusione arriva da Viktor Orban. Il presidente ungherese ha postato sul suo account social X la seguente affermazione: il patto sulla migrazione è un altro chiodo sulla bara dell'Unione Europea. L'unità è morta, i confini sicuri non ci sono più. L'Ungheria non si arrenderà mai alla frenesia dell'immigrazione di massa. Abbiamo bisogno di un cambiamento a Bruxelles per fermare l'ondata. Dunque, ricapitolando, questo nuovo patto viene contestato e criticato da una parte dei partiti progressisti, abbiamo visto il Partito Democratico, sia da parte dei sovranisti più radicali, come appunto Viktor Orban. Dunque, chi ha ragione? Dove sta la verità? L'unica cosa certa è che la campagna elettorale incombe e quindi ciascuno cerca di posizionarsi nel modo che gli sembra più utile per portare a casa più voti. Ricordiamo che il Consiglio europeo discute di patto di migrazione e di nuove regole sui migranti ormai da anni e anni. Diciamo pure da quando Angela Merkel, di fronte all'ondata migratoria gigantesca che arrivava dalla Siria, pronunciò quella famosa frase «Wir schaffen das», «Ce la faremo», e infatti si presero alcuni milioni di siriani, mentre la Turchia li respingeva tutti in cambio di 7 miliardi sonanti in arrivo da Bruxelles. Anche nello scorso anno il Consiglio europeo si è riunito a più riprese, ogni volta con una fumata nera.
Consiglio UE a luglio, poi Consiglio UE a ottobre, con di nuovo Orban sul fronte di guerra. Ungheria e Polonia sono state stuprate, se passano queste regole noi faremo la guerra. La stessa cosa succede al Consiglio europeo di dicembre, dove Giorgia Meloni prova a mediare con il suo amico Viktor, ma non ci riesce. Ora questo accordo nel Parlamento europeo prova ad aprire la strada, ma come abbiamo visto è una strada che non porta in paradiso, anzi è lastricata di inciampi, polemiche, veleni, e dunque porta solo all'inferno, anche perché appunto diverse delle norme contenute da questo pacchetto non risolveranno il problema, ma si riveleranno ancora una volta solo un altro modo per voltare le spalle ad un'umanità disperata che ci chiede aiuto. Ricordiamo quello che disse il Papa. Francesco disse, commentando l'ennesima tragedia lungo le coste del Mediterraneo, trattiamo i migranti come cristi invisibili scartati in guanti bianchi. Bene, è passato un anno e il Papa si è sbagliato, anche lui. Ormai persino i guanti bianchi stanno passando di moda. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.